Dopo una lunga e gelida pausa invernale, finalmente la stagione ciclistica sta per iniziare e per gli appassionati di ciclismo è quasi doveroso anche avere un giochino di fantaciclismo. Il mio gioco fantaciclismo preferito è quello del Fantabasport, che appunto si chiama Fantabar Ciclismo. Gioco gratuito, dove semplicemente bisogna iscriversi con una email e una password, tutto gratis, ovviamente non ci sono premi, bensì si gioca solamente per la soddisfazione di battere gli avversari. Più o meno di solito abbiamo annualmente un centinaio di iscritti, con picche di 200 squadre durante i grandi giri come il Giro d'Italia, il Tour de France, e iscrivendovi potreste aumentare il numero di componenti di questa community e di conseguenza anche aumentare il fattore divertimento e competitività. Una volta che vi siete iscritti al sito, nulla di più semplice, questa è la copertina, andate su corse e come vedete la prima corsa dell'anno, della stagione UCI del fantaciclismo, è il Tour degli Emirati Arabi. Come vedete sopra avete la possibilità di leggere il regolamento, le corse e ovviamente di porre le vostre domande al supporto e ai due gestori che cordialmente cercheranno di rispondervi il più velocemente possibile. E scrolliamo verso il basso un po' il numero di gare che verranno fatte quest'anno. Ovviamente la redazione ha scelto le più importanti, abbiamo ovviamente qui raggruppate nella sezione classiche le gare di un giorno più importanti della stagione, quindi le monumento, anche i mondiali sia in linea che a crono. Poi abbiamo la Parigi-Nizza, come potete leggere, la Catalogna, ovviamente il Giro d'Italia, il Delfinato, il Giro di Francia, ovviamente la Vuelta, e poi la stagione si concluderà con il Giro del Benelux. Una volta che vi siete iscritti dovete iscrivervi ad ogni competizione. Io mi sono iscritto ovviamente qui al Tour degli Emirati Arabi, clicco su gioca, come vedete dovete puntare liberamente ogni singola tappa e ovviamente alla prima tappa dovete anche puntare la classifica generale, doverosamente da fare entro la prima tappa. Volendo puntare la prima tappa, innanzitutto vi dico subito, non ci sono limiti di cambi, non ci sono limiti di budget, è tutto assolutamente libero e unlimited, come dicono gli inglesi. Quindi non è come il Fantacycling che ha solamente 30 cambi per tutta la stagione, oppure ancora peggio quella porcata del Fantasy Road che vi mette per ogni competizione un numero bassissimo di cambi con dei prezzi assurdi. Qui i prezzi non ci sono, voi avete ad ogni gara l'onere, se vogliamo chiamarlo così, di puntare 8 atleti contraddistinti dalle stelle. Quindi ogni volta potrete schierare un solo corridore valutato dalla redazione 4 stelle, quindi tra i favoriti. Poi ci sono 3 slot con 3 stelle, 2 slot con 2 stelle e una slot con una stella. Se voglio cambiare il favorito, cioè quello che per me è quello che vincerà la prima tappa del Tour degli Emirati Arabi, invece di mettere Cavendish, cambio idea, mettiamo Sam Bennett, clicco Sam Bennett, scrollo verso il basso, clicco su conferma ed ecco che mi trovo Sam Bennett. C'è una sola possibilità, si può schierare solamente uno strafavorito, in modo che ognuno di noi sarà portato a fare una scelta importante e non mettere 7 favoriti, così è troppo facile. E poi si vanno a scegliere tutti gli altri. Come vedete qui, per esempio, avevo scelto Jack Haig, però la redazione ha subito notato che costui non ha voglia di correre, è ancora stanchino, quindi vuole poverino riposarsi e allora non si è, la sua squadra non lo ha iscritto al Tour degli Emirati. Non c'è problema, il gioco innanzitutto ti avvisa che non si è iscritto, si riclicca, ecco che stavolta escono solamente quelli da 3 stelline in giù,
Ci sono quelli da 2, c'è quella da 1 e poi ci sono anche tanti altri atleti che non hanno chance di vincere una prima tappa con arrivo a sprint, però voi siete liberamente capaci di schierarlo, cioè potete scegliere chi volete, non c'è alcun vincolo, alcun limite, potete fare quello che volete. Di conseguenza io scelgo magari De Mar come secondo slot, clicco su conferma. E va bene così. E dovete sempre riempire tutta la squadra con i vostri 8 nomi. Ok? Poi qui di solito ad una stella, specialmente nel Giro d'Italia dove ci sono le tappe in cui i corridori possono andare in fuga, è molto divertente. Magari invece di andare a mettere quelli da una stellina, perché è probabile che anche i vostri avversari schiereranno gli stessi atleti. Potete andare qui in quelli che non hanno stellina, diciamo, e cercare la sorpresa, cercare la fuga di giornata, magari non so, beccare il Bouchard dello scorso anno che è stato bravissimo, oppure Buhmann, e magari che non si fa riacchiappare a 2 km dall'arrivo. E i punteggi, se andiamo sul regolamento, il primo si becca 60, i primi 15 vanno a punti. E nel dettaglio, nel regolamento, potete leggere tutto quello che vi interessa, 60 punti al primo, poi si scala fino al 15° posto che si becca un punto, poi ci sono punteggi anche per i traguardi volanti, per i passaggi al GPM, per le conquiste, quindi non per il mantenere la maglia per più giorni, ma la conquista, quindi la prima volta che l'atleta in questione indossa la maglia, si becca praticamente un bel paio di punticini. Tutti questi punti ottenuti ogni tappa dal tuo giocatore si vanno a mettere nella classifica di tappa e quindi ad ogni tappa c'è la possibilità di vincere la singola tappa. Poi ovviamente le 7 tappe più il punteggio della classifica generale andranno a formare la classifica totale generale e solamente a quel punto si saprà se si avrà vinto un titolo importante oppure se ci si dovrà impegnare un pochino meglio per vincere il prossimo titolo, per provarci la prossima volta. Quindi ritorniamo in copertina solamente per salutarvi, per invitarvi ad iscrivervi numerosi, per divertirvi, ripeto, nessun limite di cambi. Nessun limite di budget, ogni giorno potete divertirvi in modo assolutamente spensierato a fare la vostra squadra, scegliere i vostri 8 atleti, porca miseria le pronunce, e quindi cercare di fare il massimo punteggio per provare a vincere la tappa singola, a vincere l'intero tour oppure addirittura a vincere la classifica generale annuale del Fantabar Sport. Quindi divertitevi, se avete quesiti, domande, qualsiasi cosa, vi potete rivolgere ovviamente nel sito al supporto. Ci sono pagine Facebook, ci sono pagine Twitter, quindi c'è un po' di tutto, verrete accontentati in tempo abbastanza breve. Domenica si parte, speriamo di avere una bella stagione di ciclismo con poche cadute, pochi ritiri causa corona, Covid, e di avere soprattutto degli atleti che non hanno solo voglia di guadagnarsi lo stipendio, ma che abbiano anche voglia di sudare un po' come nel ciclismo dei bei tempi. Ok, hasta la vista, ci sentiamo, ciao.